Eccolo qui. Lo vediamo, prima acquisto del Milan. Scusa. La porta. Zio, la porta. Eccolo qui, arriva, ricordiamolo. Eccolo qui, dico Correghi, direttamente da Liverpool, qualche posa anche per i fotografi ufficiali del Milan, ricordiamo 3 milioni e mezzo per 4 anni, la sua prima avventura in Italia. E questo era l'arrivo di Divock Origi, il primo acquisto del Milan in questa sessione di calciomercato, l'attaccante che rinforzerà il reparto offensivo del Milan della prossima stagione. Come avete visto, siamo a Malpensa Prime, ai voli di Malpensa, è sbarcato pochi secondi fa Divock Origi. Abbiamo le prime immagini del suo arrivo in Italia, poi domani mattina naturalmente visite mediche alla clinica La Madonnina e poi la firma sul contratto. Sarà un giocatore del Milan per le prossime 4 stagioni. Naturalmente noi siamo qui alla Malpensa a raccontare i primi passi italiani di Divock Origi, anche con un fortissimo sole, ci sono oltre 35 gradi, ma siamo qui per raccontarvi appunto la primissima giornata di Divock Origi e domani la seconda giornata, però dedicata all'aspetto medico, quindi le visite mediche, poi l'idoneità sportiva, poi la firma sul contratto a casa Milan con la dirigenza rossonera. Che acquisto è Origi? Origi è un acquisto molto importante da parte del Milan, perché i rossoneri hanno dato un segnale andando a prendere un giocatore di caratura internazionale. Origi arriva al Milan innanzitutto nel pieno della carriera, a 27 anni, può dare ancora tantissimo alla squadra rossonera di Stefano Pioli, va a rinforzare un reparto in cui c'è già un attaccante di caratura internazionale come Giroud, però è giusto andare a prendere un giocatore che può fare staffetta con Giroud, che può alternarsi durante la stagione. In particolar modo Origi arriva da vincitore, perché comunque nella sua carriera a Liverpool ha vinto tanto, ha vinto una Champions League, ha vinto una Premier League proprio duellando con il Manchester City. Il Milan sta andando a prendere dei giocatori dalla Premier League, da un campionato molto competitivo. L'anno scorso ha preso Tomori, poi ha preso Olivier Giroud, lo stesso Bakayoko, anche se l'operazione non è andata benissimo per quanto riguarda il francese, e ora Origi. Attenzione però che in futuro il Milan possa andare a prendere anche altri giocatori in Premier League. Infatti si parla molto di Ziyech, Hakim Ziyech, giocatore del Chelsea in uscita dalla squadra blues, perché i rapporti con il tecnico Tuchel non sono ottimali. Il Milan ci sta facendo un pensierino, sempre per il solito discorso che i rossoneri vogliono attingere da un campionato molto competitivo come la Premier League. E in effetti Ziyech rappresenta in questo momento un obiettivo di mercato per il Milan, anche se non è semplice. Le condizioni eventuali per un possibile trasferimento di Ziyech al Milan sono diverse. La prima è che il Chelsea debba aprire ad una soluzione di prestito, magari prestito oneroso con diritto di riscatto, e poi debba contribuire anche al pagamento dell'ingaggio di Ziyech. Ecco, se queste due condizioni si verificheranno, allora l'operazione sarebbe anche fattibile, altrimenti magari il Milan andrebbe su altri obiettivi. Però anche il nome di Douglas Luiz, giocatore che può giocare a centrocampo, centrocampista che interessa al Milan, era stato proposto dai suoi procuratori in sede a casa Milan a Maldini e Massara, testimonia proprio il fatto che il Milan sta guardando campionati come la Premier, che possono dare sicuramente un grande contributo anche nella crescita all'interno dello spogliatoio, perché arrivano giocatori che hanno giocato competizioni importanti, che hanno giocato in un campionato importante come la Premier, e che ad esempio come Origi ha anche vinto. È vero che non è stato un protagonista assoluto delle recenti vittorie del Liverpool, però faceva parte fino a poco tempo fa di un gruppo che ha vinto tanto. Il Liverpool negli ultimi 3-4 anni, 5 anni da quando è arrivato Klopp, è stata una delle squadre più vincenti al mondo, e quindi il Milan sta andando a prendere da una squadra che si può benissimo classificare nelle top 5 al mondo in questo momento.
E poi sono giocatori questi come lo stesso Abraham che è andato alla Roma, o Tomori o Giroud, che in Italia fanno la differenza. Quindi prima magari di giudicare negativamente Origi, secondo me è giusto valutarlo sul campo, è giusto valutarlo anche a Milanello con mister Stefano Pioli. L'allenatore avrà questo rinforzo lo aspetterà proprio al raduno del 4 di luglio al centro sportivo di Milanello, e poi deciderà nel corso dell'estate chi sarà il titolare tra lui o Olivier Giroud. Non sottovalutiamo nemmeno il fatto che Olivier Giroud possa essere, diciamo, scontata la sua panchina, anzi tutt'altro, io credo che Giroud si giocherà ad armi pari il posto da titolare con Origi, e poi sarà Stefano Pioli a individuare quale sia tra i due l'attaccante che partirà dall'inizio nel corso del campionato e della Champions League. Ma ci sarà tanta staffetta tra loro due. Tra l'altro Origi ha anche segnato diversi gol pesanti, ad esempio in Champions League. È un giocatore che comunque può portare un livello più alto anche all'interno dello spogliatoio stesso. Non parliamo solamente di un giocatore che fa gol e fa assist, ma può anche alzare il livello dello spogliatoio del Milan, come lo ha fatto Ibrahimovic al suo arrivo, lo stesso Kier o lo stesso Olivier Giroud. Quindi il Milan accoglie oggi Origi, il primo giocatore della nuova campagna acquisti rossonera. È vero che il Milan aveva già acquistato l'anno scorso Yassin Adli, però lo aveva lasciato in prestito un anno al Bordeaux, che purtroppo non ha fatto una grande stagione, addirittura è retrocesso d'ufficio in terza categoria. Ma Yassin Adli insieme a Giroud sono in questo momento i due nuovi acquisti del Milan, in attesa che la squadra rossonera vada a fare altre operazioni in entrate, soprattutto a centrocampo e anche sulla tre quarti. È lì che ci aspettiamo il botto, è lì che ci aspettiamo gli arrivi più importanti sulla tre quarti, perché il Milan aveva bisogno di acquistare dei giocatori di qualità dietro la punta, a proposito dietro Origi, ed è lì che ci immaginiamo possa esserci la spesa più grande del Milan in questo calciomercato. I nomi sono tanti: Ziyech, Asensio, De Ketelaere, Noah Lang, e quindi vedremo su chi andrà il Milan. Ma dopo che si è fermata definitivamente la trattativa per Botman, io penso che il Milan possa spendere gran parte del proprio budget lì davanti sulla tre quarti. Staremo a vedere. Oggi vi abbiamo raccontato l'arrivo di Origi con le immagini qui alla Malpensa Prime, voli privati di Malpensa. Domani le visite mediche, poi come sempre vi racconteremo tutto quello che accade per quanto riguarda il calciomercato rossonero.